It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging around. Radio DJ, prova a prenderla. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Radio DJ, le 11:04 minuti, questa è la Hold the Line dei Toto, una canzone di molti anni fa, un grandissimo successo che spesso riascoltiamo. Mi è appena arrivata la comunicazione dalla portineria di Via Massena che gli aeroplani italiani sono appena atterrati e quindi tra 20 minuti li sentiremo sulla pista centrale del nostro programma. Prima di dare spazio alla musica di Alessio e compagni, sai che pensavo che non avessi la cuffia? Ho scoperto che ce l'hai. No, ce l'ho. Ed è coperto dai capelli. No, ce l'ho. Allora, il gruppo appena suonato erano i Toto. Sì. Ok. Poi ho detto Toto. Io ho detto Toto perché sono americano, esatto. Dentro, capisci? Esatto. Però adesso per voi, insomma. Per noi profani. Mediterranei, useremo un termine più convenzionale, Toto. Ti ho voluto al mio fianco, caro. Per fare del Toto. Caro Ivan Zeta, per fare il Toto B. Perché. Ah, che carino, che bella cosa. No, di questo campionato ci è rimasta soltanto appunto questa grande domanda, no? Ci abbiamo rimasto solo questo. Quale sarà la terza squadra ad andare in B insieme a Messina ed Ascoli? Esatto. Io ho fatto tutti i miei calcoli. Sì. Poi ho visto. C'è anche qualcuna che è già salva, anche se il punteggio sembrerebbe coinvolto. Livorno e Torino. Torino e aspetta, è Cagliari. E Cagliari. Che hanno 40 punti, quindi sono a posto, perché tu sai che ce n'è una a 38. Ce ne sono due a 37, mi pare, Regina e sì, e però Siena. Hanno due parti in casa, col Milan e con la Lazio. Esattamente. Quindi si presuppone che vincano questa partita, perché la Lazio è già qualificata, non ha problemi. Il Milan torna dalla Coppa, giocherà con una seconda squadra. Beh, è pur sempre il Milan comunque, no? Sì, vabbè, però sei tutti. Tutto può volemo succedere. Se perché devi andare a infierire, perché devi far del male, quindi si presuppone. Sai che mi sei tornato in mente ieri sera? Mm-hmm. Perché quella volta che abbiamo avuto quella bellissima esperienza, io e te, l'amico Massimo Caputi, sì, con Eupalla, c'era una parola ricorrente che era biscotto. È vero. Io lì ho imparato l'esistenza c'erano di questo termine. C'erano i piedi fucilati e il biscotto. I piedi fucilati lo diceva sempre Massimo, esatto. Il biscotto lo dicevano tutti. O tarocco. Ed era un termine romano per indicare la combine, no? Ieri l'hanno evocato un pochino il biscotto. Esattamente, di per Empoli Regina. Sì, perché il 3-0 primo tempo, secondo tempo 3-3, un paio di situazioni un pochino particolari, anche se Mazzari e Cagni hanno litigato per tutta la partita, gli allenatori di Empoli Regina. E effettivamente quando tu giochi per salvarti, vedi che c'è una squadra tua concorrente che sta sotto di tre gol nel primo tempo, dici vabbè, è andata, no? Certo. 3-1, 3-2, 3-3 con il un 3-3 rigore. 3-3 su rigore, tra l'altro. Cioè, con un fallo commesso da uno che era appena entrato. Cioè, si possono pensare tante cose, quindi è tu dici naturale. Che pensare male, si fa peccato, sì. Ma si fa sempre. Io dico una cosa, che quasi sempre, il no? Problema vero, sai qual è? Che quando tu arrivi alle ultime due o tre partite, che sono la terra di nessuno, non puoi neanche più rimproverare questi biscottini, cioè diventa veramente una premiata forneria. Sì, poi dipende da cosa intendi per biscottino, perché biscottino sta a intendere che ci sia una combine con anche un accordo magari economico dietro. In esatto. Realtà più semplicemente l'Empoli. Dai, non rompere aveva, le palle, non aveva più niente da. Esatto, tu ormai sei qualificata, vai in Coppa UEFA, perché devi venire a distruggere? Ma era quello che più o meno rimproverava Mazzari a Cagni, dai, c'era questo discorso. Però da 3-0 a 3-3 fa male, perché se tu devi giocare questa partita al Chievo, vinci 1-0 con difficoltà sull'Ascoli. L'Ascoli che ci batte alla morte, perché era già chiaro. Spacciato, e quindi è chiaro che il biscottino viene. E quindi domenica prossima c'è la Regina che gioca in casa contro il Milan, dicevi, Siena in casa con la Lazio e le altre due. E poi c'è questa partita chiave a Bologna, sul lato di Bologna, che è Catania-Chievo, cioè una partita dalla quale possono uscire tre risultati, cioè il pareggio mette sotto il Catania. La vittoria del Catania evidentemente mette sotto il Chievo e la vittoria del Chievo è logico. Quindi due risultati su tre per il Chievo, ma non è quello il problema. Il fatto Parma è, in tutto questo è coinvolto ancora? Ma il Parma gioca con l'Empoli, sono amiche, hai capito? Quindi basta un pari. Giocherà a Gene per 5 minuti o non ce la fa neanche Non lo escludo, guarda, non lo escludo, perché dipenderà. Se sono 2-3-0, 5 minuti lo metto dentro. Ma tu mi sei 3-0, poi farò 3-3. No, non credo, sinceramente non credo che questo possa accadere in Parma-Empoli. Però diciamo che la candidata numero uno è il Catania. In questo momento? Per tante ragioni. Nonostante nel girone d'andata il Catania avesse fatto un campionato esattamente spettacolare. Questo, no? Esattamente per questo. Mi ricordo moltissimo il Bologna di Mazzone che a un certo punto, a 8 dalla fine, parlava di UEFA e retrocesse. Il Verona di Malesani era a 25 punti nel girone d'andata. Vero, il Verona di Camoranesi ancora. Esatto, di Frey, la UEFA, di Odd, di grandi giocatori. Trachete nella seconda parte, anche questi sono scesi. Quindi, non è un augurio, No, assolutamente, è un calcolo, però di razionale nel calcio non c'è nulla.
e quindi ci può anche qualunque cosa. Sì, io dubito, però ci può stare. Dispiacerebbe se andasse giù la Regina, più che altro per il bel campionato che ha fatto comunque. Ma no? Più che altro perché non lo metterebbe anche dai punti, visto che ha 11 punti di penalizzazione, gli aggiungi a quelli, cioè su un piano tecnico, 48, sul piano tecnico teoria. Si è meritato assolutamente la salvezza. Dopodomani cosa succede invece ad Atene? Lo so. C'è un casino, guarda. Hanno preso sta barca quelli del Milan, no? Cioè? Hanno affittato, non lo sai, questo. Allora, una nave da crociera. Cioè, non segue questi argomenti. No, tu dici. Salto direttamente la Serie B. Allora, purtroppo. Il Berlusca ha affittato una nave da crociera. Vai. Per così ospitare tutti i VIPs. Okay. Del Milan più altre persone. 550.000 euro. Ok. Che verranno però chiaramente distribuiti nel. Tu paghi, non è che vai lì gratis, okay, a parte qualcuno. E quindi c'è la corsa ai posti nella barca. Quanti posti ha questa barca? Tanti. Una nave da crociera non lo so, mai fatto. Vabbè, un migliaio ce li ha. Un migliaio li ha, esatto. Però grande. Pare che parta dall'aeroporto di Linate un aereo di Moratti. Pronto a bombardare questa nave, se dovesse per caso capitare, che farà la festa lì poi dopo la partita. Ah, okay. Eventualmente. Uomo chiave della partita, sai quelle domande proprio che se le frega, perché tanto poi si viene sempre smentiti, no? Beh, è chiaro che devi dire Kakà per forza, cioè il giocatore fa 10 gol, quindi voglio dire, è chiaro che pensa lui. Dida. Ma in questo senso è uomo chiave in positivo o in negativo? Ma dopo un paio di... No, ricordo che Dida è inglese. Dida, anche l'uomo Rogni abbiamo fatto una volta. E Ancelotti si è anche incazzato parecchio. Anche Vecchi, il suo allenatore, esatto. Però dai, speriamo che vada tutto bene, anche perché nella partita unica credo che non ci siano grandi problemi. Quello che accade a Istanbul è veramente... Sì. Un caso tu dici, essendo già accaduto, però 3-3, come vedi, Empoli, come vedi? E Regina. Infatti la Regina è tipo Liverpool. Cioè, mi hai fatto fare 6 minuti. Poi basta, mettiamo il disco. No, grazie, Ivan. Ho già finito? Finito, ciao. DJ Chiama Italia. DJ Chiama Italia. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging around. Radio DJ. Prova a prenderla.